Sedetevi a coppie. Praticamente stessa cosa, adesso ci si mette giù, mani qui, questo piede, un piede e mezzo dietro la linea, questo qui così, chi sta dietro mette un piede dietro il mio piede, ok? Mettilo un po', così, perfetto, ok? Va sul fronti e parte, ok? Dai, quindi mettetevi in posizione. Un piede e mezzo dietro la linea con la punta del piede davanti, no? Un piede e mezzo dietro. Allora, dietro qui lo dovete mettere, dietro l'azzurro, va bene? Ok, mani sulla linea, l'altro piede è troppo lontano, vedi, ci va una vita lì. Un piede, vai. Pure tu, un piede, troppo. Chi sta dietro controlla. Esatto, così i ragazzi si abituano a guardare anche... ok, perfetto, ma va poco più dietro. A posto, dai, do io la partenza, a uno alla volta. Aspetta, vai giù. No, però glielo devi mettere in maniera tale che lui può arretrare col tallone, vedi, lo devi mettere così. Vai, basta, vai. Vai su. Okay. Faccio io qua. Pronti? No, ma devi arretrare questo piede, capisci? No, esatto, vedete, deve stare così. Via! Avete visto come sono belle? Il fermapiedi dietro è importante, però lo dovete mettere in maniera tale che il piede non è che sia tutto sbilanciato in avanti, deve stare comunque verso dietro. Avete visto? O riproviamo, vieni. Invertitevi, dai, cambiatevi. Tu vai dietro, gli mantieni le cose. Ai ragazzi è importante dare le informazioni precise. Ok? Mani sulla linea, oh! Precise, pronti, via. Oh, vedi lui, ma non partiva proprio. Bello, ha partito.